Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'ultimo Proteramo della stagione, gli ultimi 45 minuti dell'anno, perché il campionato è finito già da un po', però noi siamo ancora qui perché domenica, per chi ha avuto la bontà e la pazienza di seguirci, abbiamo avuto una puntata speciale di 1 ora e 30 minuti in compagnia dell'ex allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini. Non potevamo non chiudere la stagione con una puntata in cui di fatto diamo il cambio della guardia con quello che sarà il nuovo allenatore del Teramo, quello che sarà insignito della responsabilità di prendere l'eredità di una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, che quest'anno comunque tra mille difficoltà è riuscita comunque a centrare la salvezza. Per chi volesse e per chi già ha cominciato ad interagire con noi, vi ricordo i numeri, i modi per interagire con l'SMS 392-6237-060, con l'hashtag TV6, anche scrivendoci sulla nostra pagina Facebook, ed eccolo qua l'altro hashtag, Proteramo, per interagire, per partecipare alla nostra trasmissione. Saluto e ringrazio il collega di testata Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. In una forma, un unicum, come si suol dire, addirittura in collegamento, lo abbiamo fatto diventare nel corso della stagione addirittura tecnologico, in diretta da Teramo, da casa. Lo salutiamo, lo ringraziamo, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti, salve. Allora, cominciamo. Perché io qui sento, bueno, ci vuole una fantasia a sapere quando è che bisogna parlare da qua. Vabbè, comunque, ma ci proviamo. ci proviamo, va bene. Che Dio ce la mandi buona. Cominciamo subito con i temi, con l'unico tema della serata. Di fatto, domani dovrebbe essere, quasi certamente sarà, il giorno di Lamberto Zauli, perché è lui, quasi certamente sarà lui il prossimo allenatore del Teramo. Di fatto noi utilizziamo il condizionale perché, come è giusto che sia, manca l'ufficialità, mancano le firme sui contratti, manca insomma tutto quello che è un iter burocratico necessario perché una società possa ufficializzare il nuovo tecnico. Noi però sappiamo che sarà proprio lui, l'ex trequartista di Vicenza, Bologna, Palermo, ed ex soprattutto allenatore del Sant'Arcangelo, con cui quest'anno ha compiuto una specie di miracolo, a raccogliere l'eredità di Vincenzo Vivarini, un profilo che è stato sempre un po' nei radar del Teramo sin da quando si era capito che Vivarini non sarebbe rimasto. Adesso però, dopo i colloqui, c'è stata la scelta da parte del sodalizio di Via Oberdan, scelta che è ricaduta su Lamberto Zauli, 45 anni, un tecnico giovane per un progetto probabilmente giovane. Farete una trasmissione speciale calciomercato? Non lo so, adesso non so rispondere. Andrea, prima di andare da Francesco, come ti sembra la scelta di Lamberto Zauli? Perché
insomma, è inutile adesso, poi parleremo anche di chi ha battuto Zauli nella corsa alla panchina del Teramo, però di fatto parliamo del nuovo allenatore del Teramo. Beh, mi sembra una scelta nel complesso positiva. Io 7 giorni fa avevo parlato di Fulvio Pea come un profilo probabilmente ideale. Probabilmente lo sarebbe stato per impostare una stagione di un certo tipo, una stagione subito impegnativa a livello di obiettivi e a livello anche di immagine. Sai, se prendi un allenatore che ha allenato settori giovanili importanti, primavere importanti, allenato in Serie B, ha rischiato di vincere o comunque di portare in Serie B il Sassuolo, è chiaro che se vieni in Lega Pro tu, società, dimostri di volerti impegnare diciamo così, anche con notevoli sforzi per allestire una squadra subito competitiva. Con Zauli il messaggio che ai miei occhi passa è la volontà di puntare su un allenatore che fa giocare bene le squadre, con una rosa che verrà allestita, magari mantenendo alcuni elementi di questa, quindi sicuramente elementi importanti, però una rosa nella quale ci saranno anche tanti giovani motivati che potranno crescere attraverso questo allenatore. E quindi sappiamo che Campitelli è un presidente estremamente ambizioso, e lo è sempre stato, però probabilmente a primo impatto non sarà un allenatore che automaticamente imporrà al Teramo, a livello così di obiettivi, di stare subito tra le prime tre. Certo. Potrebbe essere una stagione, questo penso possa essere l'auspicio di tutti, un po' come quella dello scorso anno, quando il Teramo partì per fare bene, ma non con l'obiettivo dichiarato di vincere, e poi cammin facendo si è creato a quel gruppo, a quella chimica che ha portato a fare grandi risultati. Poi da qui a vincere il campionato chiaramente ce ne passa, però probabilmente si cercherà di allestire un organico e di fare una stagione positiva, ma senza eccessivi squilli di tromba. E quindi il profilo di Zauli sotto questo punto di vista potrebbe essere un profilo giusto. Chiudo dicendo che Zauli ha avuto delle esperienze non particolarmente felici prima di questa stagione a Sant'Arcangelo. Quest'anno ha fatto molto bene, tra alti e bassi ha centrato l'obiettivo. Abbiamo visto nell'Aquila, insomma, quanto ha inciso l'essere presenti nell'inchiesta Dirty Soccer e sì, finire in questo tritacarne. Il Sant'Arcangelo anche c'è finito, ma ha saputo uscirne fuori comunque con una salvezza tutt'altro che scontata, e quindi anche per questo, insomma, Zauli va apprezzato per il lavoro che ha fatto quest'anno. Si è dunque rilanciato, si è proposto all'attenzione di una piazza importante come ormai è diventata in Lega Pro Teramo, e quindi staremo a vedere. Allora, Francesco, io insomma riprendo le parole di Andrea, che mi sembrano le più esatte per definire, insomma, perché dalla scelta di Zauli più o meno si capisce quello che potrebbe essere il progetto del Teramo, che ci aveva già parzialmente anticipato il presidente Campitelli quando è stato nostro ospite qualche settimana fa. È un progetto a medio-lunga scadenza, di fatto, con creare una base importante, non particolarmente dispendiosa, ma che possa dare risultati, magari anche l'anno prossimo, però anche a una scadenza più in là. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Adesso bisognerà prima di tutto vedere, il momento che ci sarà l'annuncio ufficiale, se si tratterà di un contratto di un anno o di un biennale o di un anno con l'opzione per il secondo anno. Poi si potrà cominciare a toccare con mano per capire già dall'inizio qualche stagione ci potrà essere, quali saranno i giocatori confermati dell'organico di quest'anno. Penso, tanto per non andare per le lunghe, a Tonti, penso a Speranza, a Caidi, a Cenciarelli, che quest'anno non ha brillato come l'anno prima, ma che resta un ottimo giocatore, che sono convinto, restando a Teramo, potrà tornare più facilmente a brillare che andando in un altro posto, perché ci sarà da parte del ragazzo tantissima voglia di tornare a far vedere il miglior volto di Cenciarelli. Penso ad Amadio, penso allo stesso
Petrella, quindi Di Paolo Antonio, che a mio modesto avviso quest'anno ha giocato un ottimo campionato e che comunque resta un ottimo giocatore per la categoria. Intanto noi stiamo dando già per scontato che Zauli è il nuovo allenatore. Verrebbe da dire, se nella notte ci saranno stravolgimenti, domani ci sarà, come avete detto, l'annuncio ufficiale che Zauli è il nuovo allenatore. Io, tutto quello che ha detto Andrea è che è perfetto, aggiungo che Campitelli è rimasto favorevolmente impressionato nel colloquio con Zauli, così come con Colucci. Questo lo so perché me lo ha detto e fino a prova contraria non ho motivo di dubitare della parola del Presidente. Ma è rimasto favorevolmente impressionato nel dialogo a tre, ossia Campitelli, Zauli, Lupo, quando Zauli e Lupo hanno cominciato a parlare di, come possiamo dire, di calcio pratico, ossia della scelta dei giocatori, di tecnica dei vari giocatori, delle caratteristiche dei vari giocatori, della tattica da applicare nel corso della stagione, della possibilità di prendere il giocatore X in funzione di un determinato lavoro tattico da parte dell'allenatore invece di un giocatore Y. Per farmi capire, l'anno scorso quando furono scelti La Padula e Donnarumma, perché Vivarini e Di Giuseppe si sedettero a tavolino con il presidente Campitelli e decisero che volevano due attaccanti con determinate caratteristiche. Tante volte si dice magari l'attaccante è più rapido e poi il giocatore è più da presenza d'area, magari intorno a 1,85 m, 1,88 m, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo. E infatti l'anno scorso, dopo le prime due sberle con il Pisa e il Grosseto, in tanti dissero che forse il Teramo serviva un centravanti o un attaccante con caratteristiche diverse da Donnarumma e La Padula. Poi è andata per nostra fortuna come è andata, e quest'anno Zauli e Lupo hanno parlato di questo. Ecco a cosa mi riferisco quando Campitelli è rimasto favorevolmente impressionato nel colloquio a tre, ma a un certo punto hanno preso la parola Lupo e Zauli proprio per cominciare a mettere nero su bianco su come costruire la squadra, su dove andare, su come informarsi su determinati giocatori, sulle caratteristiche dei giovani da inserire, a cominciare da Palestini e Tini e dagli altri ragazzi che già hanno respirato l'aria della prima squadra. Perfetto, tanto più a corroborare il tuo ragionamento ti dico che è vero quando dici che Colucci piaceva e piaceva molto, tanto è vero che di fatto quello che era un discorso... Piace ancora. Scusa se ti interrompo, sì. Piace ancora al Presidente? Piace assolutamente, piace e come, tanto è vero che di fatto Colucci, che qualche giorno fa sembrava il terzo incomodo, nelle ultime ore il terzo incomodo, anzi quasi sparito dai radar, era proprio Fulvio Pea, che fino a qualche giorno fa sembrava il candidato numero uno. Probabilmente, Andrea, perché si è deciso di affidare la panchina a un allenatore che la Lega Pro, e questo girone lo ha già fatto con dei risultati, se vogliamo anche sorprendenti. In questo l'apprendistato forse è stato il fattore decisivo. Sì. Beh, Zauli comunque conosce bene i gironi del nord e del centro-nord. Io Zauli lo ricordo anche come allenatore nel Fano, nella stagione 2010-2011, quando lui giocava nello stesso girone in cui c'erano ad esempio il Chieti e anche il Celano. Sì. C'era in quel campionato allora nei professionisti. Quindi comunque è un allenatore abituato a conoscere sia i giocatori che frequentano normalmente i campionati professionistici con squadre del centro Italia, quindi Marche, Emilia Romagna, Toscana eccetera, sia anche quelle del nord, perché comunque ha allenato anche a Pordenone, ha allenato la Reggiana, quindi comunque conosce bene questi gironi, magari non conosce il girone del sud, quindi da quel punto di vista può essere una giusta osservazione. Speriamo di non dover andare nel girone sud, ragazzi.
Non ho capito. Dice c'è il rischio che si potrebbe andare nel girone sud, considerando le retrocessioni dalla B, che sono tutte di matrice centro-nord-nord. Ecco. Sì. Giustamente Francesco fa notare che il Como, il Livorno, il Modena, è salito il Venezia. Insomma, stiamo parlando di squadre che potrebbero far abbassare la oggi la Lanciano e Salernitana, che sarà ecco, se la Salernitana è una squadra del sud, Lanciano, ma a oggi sì, a oggi il pericolo è, a oggi il pericolo è reale di poter andare nel girone sud. Bisognerà vedere quali saranno le sei squadre che verranno aggiunte alle 54 in essere di questo campionato, perché un altro anno sembra ormai, la prossima stagione sembra scontato che ci saranno tre gironi da 20 squadre. Bisognerà vedere quali saranno le squadre ripescate. Una, per esempio, dovrebbe quasi sicuramente sarà il Pineto. Quindi, insomma, stavo finendo il ragionamento, però si diceva di Colucci. Probabilmente anche un profilo come quello di Colucci, pur non essendo un profilo di quelli che conosce il campionato di Lega Pro, perché non ha ancora allenato a questi livelli, però comunque è uno che viene dal settore giovanile, da un settore giovanile, quindi comunque è un tipo di allenatore con cui puoi impostare un certo tipo di discorso. Ma secondo te, come dice il nostro telespettatore, ci saranno i gironi misti? Cioè, non ci sarà più la separazione territoriale nord, centro, sud? Guarda, tradizionalmente maggio è il mese delle ipotesi, dei si dice, si dicono tante cose, poi però bisognerà fare dei passaggi formali e si arriverà anche a un criterio di ripartizione. Al momento probabilmente è anche prematuro, certo, identificare questo. Può essere, noi possiamo anche parlarne, ma evidentemente delle indicazioni più diciamo così cogenti al momento non sono state date. Peraltro rispondo anche a quello che ci ha scritto un telespettatore prima. Capitelli ha scelto Zauli perché costa di meno. Zauli Pea probabilmente sì, ma penso che anche il progetto tecnico di Zauli costi un po' di meno dal progetto tecnico di Pea. Ma il fatto di aver scelto un allenatore che potenzialmente costa di meno non deve essere una discriminante negativa, cioè no. Non è che non è detto che quello che, altrimenti lasciamo perdere i discorsi Serie A, noi avremo 54 scudetti, però voglio dire, anche andando a prendere le ultime la storia degli ultimi campionati fatti dal Teramo, l'anno del Teramo di Vivarini non ha vinto la squadra che ha speso di più e che aveva l'allenatore più costoso. Quest'anno ha vinto la SPAL, che aveva una squadra che è stata costruita più lo scorso anno che quest'anno. E se andiamo a vedere le rose, lo scorso anno Pisa e Ascoli avevano rose decisamente superiori rispetto al Teramo. Come quest'anno c'erano delle squadre che più altri si aspettavano e che invece hanno deluso. Quindi insomma non è necessariamente l'aver preso un allenatore che costa di più che ti fa dire che è stato fatto un lavoro migliore. Si può prendere un allenatore che ti costa il giusto, ma che ti permette di impostare un discorso legato al progetto tecnico, questa parola molto utilizzata, ma progetto tecnico cosa vuol dire? Intraprendere una serie di azioni e fare una serie di scelte che possano portare dei vantaggi a medio-lungo raggio. Questo vuol dire progetto, altrimenti ci sciacquiamo la bocca con questa parola e non ce ne facciamo nulla. Vivarini, che ha appena finito la sua esperienza a Teramo, ma ha fatto un ciclo di 3 anni, ma comunque in un biennio ha ottenuto un grande risultato. E l'auspicio appunto è che, penso di Campitelli, di ottenere determinati risultati non nel giro di 6 mesi, ma nel giro comunque almeno di un paio di stagioni, di un ciclo, certo, diciamo naturale. Un amico da casa ci scriveva: Lupo e Zauli ci porteranno Guido. Jacopo, parliamo, scusami, di chi potrebbe arrivare. Francesco, dimmi. Non ho letto bene quel messaggio. Lupo e Zauli ci porteranno Guidone, l'attaccante del Sant'Arcangelo, dicendo siamo alla frutta. Poi ne parliamo di Guidone, però... Allora avevo letto bene, siamo alla frutta, sì.
Domandate, chiedo scusa, se avete il cellulare del telespettatore che ha scritto siamo alla frutta, tanto siamo alla fine, facciamo pure un po' di polemica, se no me ne scordo come si fa. Conservato il cellulare, che così lo chiamiamo, ci facciamo fare la campagna acquisti da quel telespettatore che ha detto che siamo alla frutta con Zauli, Lupo e eventualmente Guidoni. Ci riconsiglia lui e un altro anno spopoleremo in C1. Ok, poi magari vediamo se il nostro amico da casa ci consiglia qualche acquisto. Però intanto, per chiudere la parentesi, noi domenica abbiamo avuto una puntata, ripeto, per chi ci ha seguito e siete stati in tanti, vi ringraziamo, una puntata con Vincenzo Vivarini. Ci ascoltiamo un estratto, le parti salienti di quello che ha detto Vivarini l'altro ieri proprio qui da noi. Ascoltiamo. Quando hai capito che questo era l'ultimo anno a Teramo? Ma perché comunque, ritornando al discorso, adesso il Teramo secondo me deve, ecco, cancellare tutto, deve ripartire con grande umiltà, con grande applicazione, mettendo le basi per ricreare un progetto nuovo. Questo è un momento triste, perché ogni volta che si arriva alla fine ti subentra un po' di tristezza. Io, quando abbiamo finito questo campionato, avevo dentro un po' di tristezza, quindi quello è il segnale che devi cambiare via. Io, Fabio, lo conosco da tanti anni, secondo me è un bel professionista, e ha fatto una buona carriera. Secondo me qua a Teramo si rimette in gioco e secondo me c'è anche la motivazione giusta per ricreare quel progetto di cui parlavo prima. Zauli, Pea, Colucci, i nomi che sono usciti, tu chi gli consiglieresti al Teramo? Ma sono tutti allenatori validi. Zauli ha fatto un grandissimo lavoro a Sant'Arcangelo quest'anno. Pea è un grande professionista, ha avuto grandi chance anche in Serie B, un allenatore esperto, però sicuramente sceglierà bene il presidente. Devo ringraziare sicuramente Teramo per tutto questo. Spero che venga fuori una buona possibilità di lavoro per me. In questo momento qua ci sono solo chiacchiere, quindi è inutile parlarne. Io, diciamo, in questo momento, ecco, mi piace anche in questa trasmissione ringraziare veramente tutti. È vero che aspetterai un'opportunità dalla Serie B? Ma sì, diciamo di sì, questo è quello che ho in mente, speriamo che arrivi. Ecco, questo era in pillole quello che più o meno alcune fasi salienti dell'incontro che abbiamo avuto domenica pomeriggio con Vincenzo Vivarini. Campitelli, riprendi i sensi per fare buoni acquisti, ci voleva Minguzzi. Vabbè, però penso che oramai torneremmo troppo indietro, addirittura alla scelta nemmeno dell'allenatore, del direttore sportivo. Andrea, per tornare al discorso di Vivarini, hai sentito la motivazione di fatto è: ho finito il campionato con un po' di tristezza e questo vuol dire che è il momento di dire basta. Sì, ma... è stato abbastanza lucido e... Però noi queste cose le avevamo viste e previste già da gennaio-febbraio, cioè erano una cosa molto molto visibile, e era impossibile, dopo quello persa in quel modo, che il gruppo di giocatori e lo stesso allenatore, lo staff tecnico, si caricassero in un certo modo. Ed è evidente, e per questo poi ritorno anche alle parole pronunciate da Vitelli, è normale che questo staff tecnico, ma probabilmente anche alcuni dei giocatori che hanno fatto parte di questa, che hanno reso possibile questa grande cavalcata, vadano a rigenerarsi in altre piazze, perché hanno un valore indiscusso e indiscutibile, sono giocatori sopra la media in questa categoria, però se non hai poco dentro, come abbiamo ripetuto più volte, non riesci a esprimere il massimo del tuo potenziale. Quindi le parole che ha detto Vivarini io le comprendo. Se arrivi con questa fatica, con questa tristezza, con questo sentimento che un po' ti opprime alla fine della stagione, è evidente che siamo arrivati al
del congedo, e anche per questo motivo sarebbe stato addirittura deleterio se questo matrimonio fosse andato avanti anche nella prossima stagione. Il tutto ha avuto una fine naturale. Certo, sarebbe stato più bello se il matrimonio si fosse stoppato naturalmente, avendo giocato un campionato di Serie B, poi magari ci poteva stare un esonero, si poteva arrivare alla fine del campionato di Serie B, però sarebbe stata la conclusione più bella. Non essendoci stata, comunque questa è stata una soluzione, ripeto, naturale, un epilogo naturale. Francesco, in pochi secondi, tu come lo hai visto? So che ci hai seguito domenica, come lo hai visto a livello emotivo Vincenzo Vivarini? Mi è sembrato tranquillo, il solito Vivarini, tranquillo, sereno, pacato nel dare giudizi, nelle sue affermazioni, poi dietro le quinte indubbiamente... Vivarini credo che avesse capito un po' come tutti noi molto ma molto tempo fa che l'avventura era in addirittura d'arrivo, e forse lui avrebbe preferito una fine diversa anche lui. Ok, cominciamo a vedere cominciamo a parlare un po' del Teramo che sarà con Lamberto Zauli. Andrea, innanzitutto partiamo dal modulo, lo vediamo, lo abbiamo disegnato. Adesso lo faremo vedere anche con la grafica. Questo a grandi linee era il Sant'Arcangelo di quest'anno. Nardi tra i pali, 4-3-1-2. In difesa a destra Castellano, ma poi ha giocato anche Quintavalla. A sinistra Rossi, due centrali, Capitanio e Drudi, che è un ex Teramo, anche se a Teramo ha giocato davvero pochissimo, anche se ha giocato Drudi, poi hanno giocato anche altri giocatori. Diciamo che nella parte finale è arrivato Drudi e poi si è preso di fatto il posto da titolare. Peterman, che a te piaceva tantissimo, sì, si è un po' perso. Si è un po' perso. Noi l'abbiamo messo perché questo è uno schieramento di fatto standard. Obeng e Ilari, e poi Venitucci, Margiotta, Guidone, 4-3-1-2, questo Dario Venitucci molto bravo, anche Margiotta molto bravo, Guidone lo conosciamo perché è stato a Chieti. Guarda, nel Teramo dell'anno scorso, di questi giocatori chi vedrei benissimo è Ilari, sì. Un giocatore centrocampista davvero... Ecco, lo vediamo, abbiamo selezionato. Secondo me sopra la media, giocatore che ha gamba, che ha fisico, corsa, vede bene la porta. Qui abbiamo visto un gran tiro con il sinistro, ma anche colpo di testa, è un centrocampista assolutamente completo. Se io non so se sarà un Teramo tatticamente simile a quello di quest'anno o degli ultimi due anni, però nel Teramo degli ultimi due anni un giocatore come questo ci sta benissimo, ci sta benissimo, anche perché ha un tipo di struttura fisica che nessun giocatore del Teramo ha mai avuto, essendo tutti giocatori di statura medio-bassa, quelli del Teramo a centrocampo. Invece un giocatore di questa struttura fisica così completo e capace anche di vedere la porta, perché il centrocampo ha portato pochi gol al Teramo in questi due anni, quindi un giocatore come questo che dà grande contributo lì in mezzo ma che vede bene la porta, secondo me sarebbe uno di quei centrocampisti che se fossi Inzaghi consiglierei per la sua prossima avventura teramana. A livello di modulo, Francesco, è chiaro, adesso noi parliamo sulla carta, lo vediamo disegnato come era il Sant'Arcangelo, non è detto che il Teramo debba essere disegnato allo stesso modo, però il trequartista, visto che a te anche in Serie A, so che hai un presidente in Serie A a cui piace il trequartista, il giocatore dietro le punte, al Milan, tu come lo vedi un Teramo con il trequartista, con un giocatore dietro le due punte, ti piace? Tanto sei simpatico. Tu c'hai tanti problemi a casa tua, vieni a ricordare in modo ironico i problemi in casa Milan. La casa mia è il Teramo e il Pescara, la casa del Milan sta lontano. Per giocare con il 3-4-1-2 deve avere il trequartista, che deve essere un trequartista. Se tu pensi
di poter far giocare trequartista Honda nel Milan, così come, voglio dire, Petrella nel Teramo, così come fanno giocare, hanno provato a fare Honda nel Milan, poi vai a toppare. Il trequartista ha delle caratteristiche ben precise, una delle due punte per poter giocare con il 4-3-1-2 deve avere determinate caratteristiche, quantomeno di cominciare in maniera efficace, continua, incisiva la fase difensiva quando non è in possesso palla e di venire a sostegno del centrocampo almeno fino alla linea di metà campo, altrimenti al centrocampo poi soffri. Due esterni di difesa devono essere due schegge ad andare e il doppio come schegge a tornare, altrimenti non avrai mai la superiorità in alcune fasi al centrocampo. E non mi dilungo più nella fase tattica, se no posso fare sembrare quello che capisce di calcio e non voglio sembrare uno antipatico più di quello che sono. È chiaro che, Andrea, con Pea il modulo sarebbe rimasto più o meno invariato, 3-5-2. Qui bisogna un po' probabilmente cambiare. La giustizia sportiva una volta era veloce. Che fine hanno fatto le partite comprate dal Catania? Campionato di B falsato, che schifo. A proposito di giustizia sportiva, è arrivata poco fa la squalifica anche di Nicola Ferrari nel Lanciano con il giudice sportivo che ha smentito lo stesso arbitro per l'ultima partita giocata. La segnalazione è arrivata dalla Procura Federale. La segnalazione è arrivata dalla Procura Federale. Cioè la stessa Procura Federale che ha rideferito il Lanciano per la stessa cosa. Vabbè. Esatto. Stendiamo un velo che sia pietoso ma anche definitivo. La stessa Procura... Sì, la stessa Procura Federale, gli stessi giudici, la stessa Corte Belconi e tutti gli ambaradan che ci sono, che hanno dovuto adesso spostare i play-out al 4 giugno perché si devono prendere almeno una decina di giorni o quasi per poter decidere sul ricorso fatto ai punti, i punti ridati al Lanciano. Dice bene il telespettatore, ma le partite comperate dal Catania per ammissione dello stesso dell'ex presidente Pulvirenti, che fine hanno fatto? Qui siamo di fronte a una giustizia che quando vuole opera subito, magari opererà male, io non lo so, però opera subito. E in altri momenti ci vuole tutto il tempo che ci vuole. Sono anni che questi campionati sono falsati. Non vi dimenticate lo scorso anno quando hanno ridato i punti al Novara, che poi è stato ugualmente bravo ad andare in Serie B, ma hanno ridato i punti al Novara che sembrava fuori dalla corsa e hanno falsato il campionato. Però se prima non farsi sentire sono gli stessi presidenti, quando ci sono le riunioni in Lega o di A o di B o di C, ognuno tira il a proprio tornaconto ed ecco quello che succede. Okay, quando poi gli altri parlano di ingiustizia sportiva più che di giustizia hanno ragione. Perfetto, torniamo un po' sulle tematiche e torniamo un po' sul modulo di fatto del Sant'Arcangelo, Andrea, perché prima un telespettatore ci diceva con un portiere come Nardi avremmo uno a difesa dei pali migliore di Tonti, più o meno, poi bisogna sempre vedere. No. Però, al di là di questo, io ti sottopongo questi giocatori. Uno, Dario Venitucci. Due, Francesco Margiotta. Potrebbero essere dei profili interessanti. Allora, Venitucci è uno che... ha grandi qualità ma non è mai veramente esploso. Lui faceva parte della nidiata di Marchisio nella Juventus, giocò anche quel campionato di Serie B con la Juventus, poi però a dispetto delle grandi qualità tecniche, un mancino come abbiamo visto anche da questo tiro, non è mai realmente esploso. Però giocatore... guarda che gol, eh? No, ripeto, tecnicamente un signor giocatore. Però penso che sia ormai uno che si è avvicinato ai 30 anni, e, non so. Margiotta, che è un 93, sarebbe forse un profilo di giocatore che è in ascesa, cioè che ha fatto un bel campionato in Lega Pro quest'anno, che salendo di livello anche come piazza potrebbe ulteriormente migliorarsi e lanciarsi, solo che dovrebbe essere di proprietà della Juventus, quindi bisognerebbe poi parlare con la Juventus per averlo qui a Teramo, se insomma sarà un giocatore che potrà interessare. Venitucci è un ottimo giocatore, però mi dà la sensazione che ormai più di quello che ha fatto
non può fare. Un giocatore piuttosto arrivato, perché anche un'età, ripeto, sulla trentina. Invece Margiotta è un giocatore che può proseguire un percorso di ascesa e quindi potrebbe essere come profilo un profilo anche questo ideale per un discorso progettuale. Certo. E invece in una struttura del genere, chi dei componenti dell'attuale rosa del Teramo, certamente secondo te in questo sistema di gioco non c'entra nulla? Guarda, stavo pensando prima a Petrella. In questo sistema di gioco Petrella dove lo metti? Lo metti punta o lo metti trequartista? Comunque dovrebbe avere un'evoluzione quasi definitiva, perché lui quest'anno spesso ha fatto la punta. Lui sarà un attaccante, sarà uno di quei due lì davanti? Oppure potrebbe avere questa modifica, cioè giocare tra le linee, fare lui il trequartista, ha le qualità, può reggere una stagione così? Quindi se sarà Zauli e vorrà puntare su un modulo come questo, un giocatore come Petrella andrà secondo me identificato, o farà una cosa o farà l'altra. Certo, sì, perché poi al di là, Francesco, questa posso sera posso fare una... Dici. No, fai, scusa, lo dico no, dopo. No, io so che vuoi dire qualcosa e quando so che vuoi dire qualcosa... volevo fare una battuta... volevo fare una battuta cattiva, tra virgolette, con il sorriso ovviamente, su Jacopo e Andrea, e non accosto anche il telespettatore che diceva che Nardi è meglio di Tonti, beato lui che conosce tutti questi giocatori, perché potrebbe sembrare offensivo, e quindi con Jacopo e Andrea me lo posso permettere. Finita la trasmissione mando un SMS a Campitelli e Lupo dicendo che alla prossima riunione con il nuovo allenatore, quindi a questo punto con Zauli, di convocare anche voi due per la scelta dei giocatori, perché vedo che siete preparati. Non è una battuta cattiva, come devo dire, è una così, una è una puntini sospensione, su, andiamo avanti. Okay, Jacopo, okay. Io voglio vedere la Maurizio, per favore, inquadra Andrea, che io voglio vedere la faccia di Andrea quando dico queste cose, perché poi tra l'altro Andrea gli devo riconoscere che sa le caratteristiche, ma secondo me almeno di 200-300 giocatori. Sì. Qui, qualunque giocatore gli nomini, con chi gioco? Con l'Akragas, quell'anno con chi gioco? Con Siracusa, quell'anno non è che gioca, con chi gioco? Con la Juventus, bene o male si conosce. E quindi in questo è bravo, al di là delle della battuta cattiva. E noi ce l'abbiamo apposta, che mi volevi domandare, Jacopo? E che mi volevi domandare? Tu mi stai facendo una domanda. Adesso mi sono dimenticato però che cosa... chi se la ricordo. Che cosa ti volevo domandare? Comunque, ma lo sapevo io. Comunque, quello che... Però, a questo punto finisco un attimo il discorso, sì, di Petrella, che ormai è giovane, ma sembra quasi un veterano, perché è a Teramo praticamente dal 2011. Arriverà il momento che lui, se resterà ancora a Teramo nei prossimi anni, dovrà fare un ulteriore salto di qualità, non solo sotto il profilo tecnico, ma probabilmente anche sotto il profilo di qualità di leadership. Io non so se lui ha queste attitudini, però quando per tutti questi anni sei in quello spogliatoio e ti aspetti un ulteriore salto, certo, di qualità, che non è solo tecnico, e quindi insomma lui può e deve salire ancora più di livello, anche perché quest'anno è stato tra i più positivi, sì, in assoluto. Peccato che dei problemi fisici ogni tanto lo facciano andare a intermittenza, però è stato tra i più positivi, può secondo me fare un ulteriore step. Assolutamente sì, peraltro nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. Siamo arrivati all'inverosimile: squalificare un giocatore per un rigore generoso dato dall'arbitro. Posso sbagliarmi, ma non ricordo un caso simile. Tutte le settimane ci sono casi del genere, ma non ho mai visto prendere simili provvedimenti. Peraltro è una decisione
che mi viene da pensare, siccome Lanciano, ad esempio di Nicola Ferrari, Mazzotta nell'ultimo turno di campionato, difensore del Pescara, ha subito un fallo da rigore che invece è stato sanzionato come una simulazione ed è stato ammonito. A Mazzotta gli toglieranno il cartellino giallo che ha preso per simulazione? Non penso. Quindi questo modo di agire, francamente, sarà lecito o no, ma è chiaro che fa discutere, giusto per completare il discorso a livello di coerenza. Ok, Francesco, ti dicono che pensi di saperne solo tu di calcio. Alcuni ti vorrebbero come direttore sportivo barra sindaco. No. Ma tutto il contrario, non è affatto vero. Non mi addentro mai in certi discorsi, l'ho detto nel primo intervento, quando ho ricordato del perché Campitelli è rimasto favorevolmente impressionato da Zauli. Ho semplicemente a un certo punto detto, e mi fermo qui per non voler apparire quello che parla di tattica, di schemi, e dopodiché, se il telespettatore ci vogliamo incontrare, porta un suo amico. Come fai a giudicare se uno sa fare un tema di italiano? Fai fare il tema. A fare se uno può laurearsi in ingegneria, forse dovrà preparare un progetto in un lasso di tempo per vedere se uno capisce di calcio, mette in campo, come si mette in campo la squadra, come si lavora, come ci si prepara la fase difensiva della squadra avversaria e tutto il resto, il discorso tattico e anche tecnico con le caratteristiche dei giocatori. Quindi poi vediamo lì nel privato chi capisce di calcio e chi no. L'ultimo discorso di Andrea è perfetto su Petrella. Io aggiungo che personalmente, anche per quello che ha fatto in questi anni, lo vedo solo ed esclusivamente sulla fascia. In quella zona lui ci ha fatto vedere le cose più belle ed esaltanti, abbiamo visto alcuni gol. Non è la prima volta però che nel mondo del calcio un allenatore e un giocatore parlano e passa faccio il caso più eclatante, da un giocatore di difficile collocazione tattica, disse Roberto Pruzzo parlando di Fabio Grosso, e in effetti tutti discutevano a quei tempi dove potesse giocare Fabio Grosso, poi arriva un signor allenatore come Serse Cosmi e lo mette a sinistra, è diventato il terzino sinistro che tutti conosciamo. Non è da escludere che Zauli in un dialogo con Petrella possa provare da trequartista, per esempio, da seconda punta con un trequartista, però con determinate caratteristiche. Chissà perché sto pensando ai tre d'attacco del Pescara che hanno fatto faville quest'anno, e quindi Petrella potrebbe anche giocare magari bene in quella zona. Tutto sta a provarlo con un disegno tattico ben preciso, e tutto sta che il ragazzo, il giocatore in questione, in questo caso Petrella, creda alla possibilità di poter rendere molto bene in quel ruolo. Certo, una sorta di 4-3-2-1, Andrea, in cui Petrella dovrebbe fare il Caprari o il Benali della situazione, di fatto. Sì. Comunque, Francesco, ti scrivono, Campitelli cerca soci, soldi o tutte e due? Vogliono una risposta da te. Che ne so. Non lo so. Ah, non lo so, chiedono a te. Veramente non lo so. Campitelli, allora io rispondo che i presidenti che dicono le porte della società sono aperte non ho mai creduto, è la classica frase fatta, il calcio lo può fare uno solo, uno può comandare, a meno che non ha attorno tre o quattro amici che mettono un bel po' di soldini pure loro, però comanda uno solo, ce lo insegna, è la storia del calcio, non si va tanto lontano, si può durare un anno, due anni, tre anni, l'abbiamo visto a Pescara, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, poi ci deve essere un momento nel quale una persona comanda. Perché poi insieme all'allenatore, al direttore sportivo, direttore generale, prende le decisioni. Perché se ogni volta poi che bisogna prendere un giocatore o prendere un allenatore o prendere una decisione, devi riunire il consiglio direttivo dove ce ne stanno 5-6-7, che a loro volta ognuno di questi ha parlato con un altro 5-6-7 perché magari sono socio, perché magari sono amici, come li metti d'accordo? Quindi Campitelli quando dice in quel modo lui è sincero, però io personalmente non credo né ai soci e né ai soldi. Certo, se cerca nuovi soci è perché vuole nuovi soldi. Certo. È conseguenziale. Comunque siamo praticamente in chiusura, non so se ci sono altri messaggi, però intanto vi dico che domani dovrebbe essere
il giorno di Zauli a Teramo. Ai tifosi teramani non va mai bene niente, ci scrivono da casa. Dovete incitare la squadra e non criticare tutto e tutti. E poi quel bruttissimo striscione, toglierlo. Forza Teramo. Domani quasi certamente sarà il giorno di Lamberto Zauli, che dovrebbe limare le ultime cose e poi apporre la firma sul contratto con il Teramo, e sarà lui, vedremo per quante stagioni, l'allenatore del Teramo. Ma era giusto al termine di questo ciclo di trasmissioni, insomma, dopo aver raccontato il campionato, raccontare anche l'inizio del prossimo campionato. Qui ancora sulla squalifica di Ferrari, molto molto lungo e articolato il messaggio, non abbiamo tempo. Comunque domani dovrebbe essere il giorno, anzi, se la notte non cambia nulla, sarà il giorno, sarà di Lamberto Zauli, nuovo domani allenatore. Sarà il giorno. Sì, Francesco. Sì, sì, sarà il giorno di Lamberto Zauli, il nuovo allenatore del Teramo. Esatto, domani sarà il giorno di Lamberto Zauli, nuovo allenatore del Teramo. Vedremo che tipo di accordo sarà, più che altro per quanto riguarda la lunghezza. Intanto a Tonti dicono sono solo gelosi quelli che gli dicono magari che non è stato perfetto quest'anno perché è un bel ragazzo. Però insomma quest'anno non è stato il Tonti dell'anno scorso, ma non è stato proprio il Teramo dell'anno scorso, certo. Quindi ci può, certo, stare. E come? Era giusto terminare in questo modo, dando quello che sarà i primi ingredienti di quella che sarà la prossima stagione. Dove si farà la preparazione? I playoff il prossimo anno, cosa ne pensate? Dove si farà la preparazione? Non lo sappiamo. Obiettivamente oggi è 24 maggio, stanno ancora presto. Stanno ancora decidendo quale sarà l'allenatore, che poi, non so Andrea se ti ricordi, a proposito di preparazione, Pescara qualche anno fa aveva scelto con Di Francesco di andare a una parte, poi arrivò Zeman e cambiò la location, quindi poi finché non salvo c'è... poi non essere contento, e andò via prima del previsto. Esatto, quindi poi finché non c'è l'allenatore, laziale, la sì, preparazione è sempre una cosa da valutare. Comunque io ringrazio davvero tanto, perché è stato in nostra compagnia stasera, addirittura in collegamento diretto, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, buona estate, buon finale di campionato di Serie B, buoni playoff con il Pescara e buona estate. Speriamo dopo la Serie B e la Serie A che mi hanno tolto in 12 ore l'anno scorso, almeno di riavere la Serie A con il Pescara. Un saluto a tutti e sempre Forza Teramo. Grazie Francesco. Grazie Andrea per essere. Grazie a voi, e sono convinto che insomma continueremo a divertirci con le nostre rappresentanti in Lega Pro in Serie B, perché insomma dietro l'angolo speriamo di avere nuove esperienze importanti, sperando che anche visto che ne abbiamo parlato, che la Virtus Lanciano possa salvarsi, sì, altrimenti la racconteremo in un altro contesto che è quello della Lega Pro, ma speriamo che possa essere presente in Serie B e che il Pescara possa andare in Serie A. Ringraziando Andrea Costantini, di fatto do l'incipit ai ringraziamenti, perché insomma lui che vedete molto spesso ed è il factotum anche a livello di conoscenze dello sport di TV6, perché questa, chiudendo questa trasmissione, di fatto andiamo a chiudere un'intera stagione di sport, ovviamente fatto salvo la Serie B, speriamo nella salvezza del Lanciano e nella promozione del Pescara, che ci ha dato grandi risultati anche in questa trasmissione, che è partita quest'anno con un format un po' diverso rispetto a quello canonico dei 90 minuti. Noi abbiamo tagliato a metà il 50%, 45 minuti, è un esperimento, ci abbiamo provato, ci avete dato ragione, per questo vi ringraziamo non solo in questa trasmissione, anche in tutte le altre, e per questo ringrazio la proprietà, il direttore generale, tutti quelli che hanno collaborato, la redazione sportiva nella la personificazione migliore è proprio Andrea Costantini.
perché è stato un lavoro continuo, è stato durante tutto l'anno, tutto il campionato, e per fortuna... Ci metto dentro anche Paolo Renzetti, che ci ha raccontato alcune trasferte in particolare del Teramo. Hai fatto molto bene. Quest'anno, anche significative, anche significative sotto certi punti di vista. Perché è stata una stagione lunga, per certi versi in Lega Pro complicata, sia per il Teramo che per l'Aquila. Pro Teramo finisce qui, finisce il ciclo di trasmissioni di Pro Teramo. Pro L'Aquila andrà ancora avanti, ma perché la formazione di Perrone è impegnata, e anche alla formazione aquilana facciamo l'in bocca al lupo di poter centrare la salvezza contro il Rimini. Pro Teramo finisce qui, noi ci vediamo, speriamo, quasi certamente, anzi sicuramente ci vedremo il prossimo anno all'avvio del campionato di Lega Pro. È tutto per Pro Teramo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche una sola volta in questo lungo ciclo di trasmissioni, e buona serata.